Il girotondo della pace, Pablo Picasso. Il pittore spagnolo Pablo Picasso nasce a Malaga nel 1881 e muore nel 1973 nella cittadina francese di Mougins all'età di ben 91 anni. È uno dei pittori più importanti dell'arte contemporanea e fonda la corrente del cubismo, chiamata così perché dipinge delle figure composte da tanti piccoli cubi. Il disegno Il girotondo della pace è del 1961 ed è una litografia, cioè un'immagine ottenuta con un particolare procedimento di stampa. Tra le opere di Picasso ci sono molte altre litografie. Il disegno rappresenta delle figure colorate che danzano in cerchio intorno a una colomba. La colomba bianca è simbolo di pace e Picasso la disegna anche in molte altre sue opere. I danzatori sono colorati con colori brillanti, arancione acceso, giallo ocra e marrone caldo. Di alcuni è disegnata soltanto la sagoma. Si tengono per mano, saltano e ballano in uno sfrenato girotondo, esultano pieni di gioia. Al centro del girotondo c'è una colomba dalla sagoma azzurra, simbolo di pace, che tiene nel becco un ramoscello d'ulivo. È lei il motivo per cui tante persone si sono riunite insieme. Vogliono celebrare la pace. Sotto il girotondo, un prato verde è accennato con una semplice linea zigzag. I pallini colorati che compaiono qua e là rappresentano i fiori. In basso a destra si vedono la firma di Picasso e la data del disegno, 25 luglio 1961. Osservando il disegno, possiamo provare voglia di fare festa e di partecipare alla danza piena di allegria delle figure rappresentate. Picasso vuole comunicare il messaggio che la pace è un grande dono da festeggiare. Se impariamo a non darla per scontata e condividere l'allegria e l'amore con gli altri, capiremo quanto è preziosa e vorremo fare anche noi un grande girotondo.